Ciao, io sono Veronica, ti do il benvenuto su questo canale e oggi vorrei condividere con te alcune domande per riflettere e sono: quando è stata l'ultima volta che hai sentito che qualcuno ti ascoltava veramente, ma che ti ascoltava davvero? E se è così, riesci a ricordare cosa si provava ad essere accanto a qualcuno che ti ascoltava veramente? Ti sentivi preoccupato in quel momento o ti sentivi rilassato, calmo e apprezzato? Ma questo tipo di attenzione è piuttosto inusuale al giorno d'oggi, quando ascoltiamo un'altra persona e spesso siamo lì con il corpo, ma non completamente presenti. Molto spesso non siamo veramente in ascolto, siamo presi dalle nostre stesse chiacchiere mentali. A volte giudichiamo senza nemmeno renderci conto di ciò che ci viene detto e anche prima che la persona finisca di parlare siamo già lì mentalmente d'accordo o in disaccordo o pensiamo a ciò che vogliamo dire dopo. A volte interrompiamo, diventiamo impazienti o semplicemente inseriamo le nostre opinioni invece di ascoltare veramente. Ma il punto è che la persona a cui lo facciamo spesso sono le persone più vicine a noi. E una delle pratiche più semplici e potenti che abbiamo a disposizione è quella di ascoltare con attenzione. La buona notizia è che, poiché noi esseri umani siamo creature sociali e parliamo sempre tra noi, abbiamo molte opportunità di praticare. Quindi il mio invito per te questa settimana è: la prossima volta che ti trovi con una persona cara o un collega di persona o anche su Skype, cerca di usare quel tempo come un esercizio per ascoltare chi ti parla e condivide il suo tempo con te con attenzione. Semplicemente stai a guardare se puoi dare loro tutta la tua attenzione, ascoltare davvero quello che ti dicono e date loro spazio per sentirsi ascoltati e apprezzati. E come nella pratica della meditazione, se la mente si trova a vagare o a giudicare ciò che ti viene detto, semplicemente concentrati e torna sull'ascolto. Le persone lo apprezzeranno profondamente e se lo meritano. E scoprirai anche che quando sarà il tuo turno di parlare, è molto più probabile che ti ascoltino allo stesso modo. Il dono più grande che puoi fare alle persone della tua vita è la tua attenzione. In un mondo con così tanta disconnessione, distrazioni, l'ascolto attento ti restituisce la possibilità di una connessione autentica, di autenticità e di amore nella tua vita. E ricordate che l'ascolto attento è un atto d'amore radicale che potete dare e che vi ritornerà sempre. E spero trovarti sotto i commenti e fammi sapere tu cosa ne pensi. Un abbraccio dal profondo del mio cuore. A presto, ciao!